Buon caffè a tutti, bentrovati. Ciao Ezio. Ciao Massimo, buona serata a te e buon caffè naturalmente a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Beh, allora, poco da dire a livello di mercato, i commenti li abbiamo già fatti anche su quello che ha detto Thiago Motta. Si apprestano giorni di fuoco per la questione Chiesa, lo sappiamo. Alcuni giornalisti danno grande risalto al fatto, e questo è chiaramente in collaborazione con il Juventino 100% che con noi cura questo spazio di mercato. Dicevo, grande risalto al fatto che l'Atalanta non voglia cedere con Manners, ma per una cifra superiore ai 50 milioni sicuramente accetteranno. Sappiamo che i due club stanno trattando, ma sul fronte bergamasco negano qualsiasi trattativa. La strategia dell'Atalanta è in realtà abbastanza chiara, cioè negare, e la Juve deve comunque stare ufficialmente al gioco, perché la trattativa col Celtic per O'Reilly è tostissima, è stata rifiutata l'offerta da 18 milioni, ma da 23-24 si chiude. Se gli scozzesi dovessero scoprire che l'Atalanta sta per incassare oltre 50 milioni, quindi base fissa e bonus, il centrocampista danese potrebbe costare un occhio della testa. Idem con la Fiorentina per Gonzalez, per Cassi sta applicando, sembra il metodo Moggi, che vendete in segreto a Perez Zidane, ma non c'ho l'affare solo dopo aver acquistato Buffon, Thuram e Nedved. Quindi ci si aspetta che Juve e Atalanta finalmente giochino a carte scoperte dopo le operazioni O'Reilly e Gonzalez. Sull'argentino la Juventus ha preso informazioni, ma non c'è alcuna trattativa, mentre la Fiorentina vorrebbe McKennie, ma anche qui siamo nell'ambito delle ipotesi. Todibo, il difensore che si è rifiutato di giocare la seconda amichevole con Nizza, facendo quindi il gioco della Juventus impegnata in questo braccio di ferro col club francese. Si continua intanto a trattare anche su questo fronte e infine pare certa la cessione di Nicolussi Caviglia. Si parla in questo momento di un interesse insistente del Parma. Allora Ezio, che commenti vogliamo fare rispetto a questi rumors di mercato? Quello che interessa naturalmente di più è la questione con Mainers. Relativamente alla questione con Manners, io ritengo che l'Atalanta stia agendo benissimo, ovviamente a tutela dei propri interessi, a tutela di eventuali operazioni di mercato che intenderebbe effettuare una volta formalizzato il passaggio di Manners alla Juventus. Un atteggiamento condivisibile, giusto per evitare di essere, come si suol dire, presa per il collo e di andare incontri a prezzi iperlievitati nel momento in cui le squadre che detengono il cartellino dei giocatori che a loro interessano vengono a conoscenza della liquidità di cui la squadra europea dispone. Quindi fa parte dei giochi di mercato. Certo. Segnalo peraltro che nell'amichevole odierna tra Atalanta e Parma, peraltro con ampia vittoria dei Ducali, con Meiners è entrato solo al 60esimo, quindi ha disputato solo una mezz'oretta, e poi disputata peraltro molto molto a passo d'uomo, Certo. e quindi questo può anche essere, cioè non può anche, è un ulteriore indizio, perché da Torino insomma sappiamo perfettamente che invece la trattativa tra Juventus e Atalanta Prosegue. esiste, e siamo anche a conoscenza di quelle che sono di quella che è l'entità della cifra sulla quale si discute, e a me risulta che la discussione in questo momento verta sulla non tanto sulla congruità dei bonus quanto sulla loro difficoltà, però
Io ho la sensazione, poi posso anche sbagliarmi, non ho la palla di cristallo, non sono un oracolo, ma la mia sensazione è che da qui a una settimana, sia questa questione che quella che riguarda Tony Bo verrà definita, onde poi ovviamente scagliarci sugli esterni, perché chiaramente lì siamo fragili, e al riguardo è giusto anche evidenziare l'ottima, anzi eccellente partita disputata da Galeno nella finale di Sì. Beh, Supercoppa portoghese. questo è quanto devo dire. Aspettiamo di entrare nel vivo nuovamente con le varie partite. Non c'è molto da aggiungere in questo caldo agosto, Ezio, direi a questo punto, no? Cioè, possiamo rimandare ai nostri consueti collegamenti, alla live se ci guardate questa sera di domani o viceversa se ci guardate domani questa sera, dando un'occhiata a Sirimesta e chiaramente, giustamente, le Olimpiadi stanno facendo da padrone con le loro medaglie, Errani e Paolini nella storia, medaglia d'oro, super tie break a Parigi. Bene, Ezio, non aggiungiamo nulla e ci ritroviamo presto. Assolutamente, Massimo, per il momento io auguro un buon proseguimento a tutti, naturalmente anche a te, e che la forza sia con tutti voi. Aug!